ancora una volta un'estate all'insegna dei centri estivi WISP Multisport. Centinaia di sedi attivate in tutta Italia che assicureranno a decine di migliaia di bambini, bambine, ragazzi e ragazze il diritto alla pratica sportiva e al gioco. L'WISP si sta preparando a dare il via ad una nuova stagione di centri estivi multisport con l'entusiasmo e la qualità di sempre, delle proprie strutture e degli operatori. Anche per il 2022 Marche Alcenero, che ringrazio, saranno partner dei centri estivi WISP Multisport. Una collaborazione preziosa tra realtà da sempre impegnate nella promozione di una pratica sportiva in sicurezza, di corretti e sani stili di vita, di sostenibilità ambientale. Io la colazione non voglio farla e mamma mi costringe, devo proprio? La colazione è un passo importante. Perché è un passo importante? Innanzitutto perché veniamo dal digiuno notturno, quindi ci svegliamo e quindi siamo pronti, il nostro metabolismo è pronto per fare un carico di energia. Immaginiamoci un po' un'auto che deve intraprendere un lungo viaggio e il serbatoio è quasi vuoto. In realtà la colazione è il nostro serbatoio per la mattina ed è importantissimo quindi partire e iniziare la giornata con la maggiore energia, soprattutto se siamo a scuola e se quindi ci dobbiamo concentrare e dobbiamo avere il massimo della prestazione. Importante che la colazione deve corrispondere a diversi requisiti. Innanzitutto deve essere una colazione equilibrata, non deve essere un eccesso di zuccheri, ma deve contenere il giusto equilibrio di carboidrati, di proteine e un pochino di grassi. Deve essere varia. Fare colazione sempre allo stesso modo può essere noioso, quindi è preferibile che la colazione sia una colazione variata di giorno in giorno. Non necessariamente deve essere dolce, qualche volta può essere salata, per esempio anche utilizzare delle uova strapazzate e utilizzare della frutta o dello yogurt a colazione può essere un buon modo per iniziare la giornata e non avere un calo di energie quando si è a scuola e quando c'è il bisogno della massima concentrazione. Ma il movimento è anche camminare? Certo, camminare è movimento. Se non si cammina non si va da nessuna parte. Per esempio, un modo divertente per camminare potrebbe essere quello di andare a scuola a piedi anziché in macchina, se la nostra scuola è vicina alla nostra casa. Oppure, quando arriviamo a casa, anziché prendere l'ascensore, potremo salire le scale. E anche questo è un modo divertente per fare movimento, ma soprattutto salendo le scale si arriva molto in alto. E poi vi dico un segreto, la nostra mente è collegata ai nostri piedi, quindi se noi muoviamo i nostri piedi per camminare, stiamo meglio anche con la nostra mente. Perché devo mangiare anche la roba verde? Perché bisogna mangiare roba verde? Perché la roba verde è la verdura e sappiamo che la verdura è fondamentale per crescere in salute ed è fondamentale per chi pratica sport, perché le verdure in tutta la loro varietà contengono una quantità di antiossidanti, di sostanze antinfiammatorie, ma sono molto ricche di vitamina C, vitamina K, vitamina E, e sono utilissime sia per la crescita in salute che per lo sportivo. Infatti gran parte degli antiossidanti sono contenuti proprio nelle verdure e insieme agli antiossidanti sono contenute anche le fibre, che sono fondamentali per la salute del nostro intestino. Se gioco, impara a fare uno sport. Dipende dal gioco. Certo, se vuoi imparare a fare uno sport o imparare a fare movimento stando seduto sul divano e giocando a PlayStation è un po' difficile. Perché il segreto di imparare a muoversi è proprio muoversi. Il gioco del movimento poi ti può aiutare a fare tantissimi sport. Se fai un gioco di salti, impari a saltare. Se fai un gioco di corsa, impari a correre. Se fai un gioco con la palla, impari a lanciarla, a prenderla e anche a calciarla. Ma soprattutto impari a mettere il tuo corpo nella posizione che gli oggetti assumono davanti a te. E se impari a fare le capriole? Beh, se impari a fare le capriole, imparerai a vedere il mondo sotto un punto di vista diverso.